pochissimo tempo sono pronti. Assaggia. Questa ricetta non so se è il parmigiano che è il protagonista assoluto oppure gli altri ingredienti, ma io credo che sia il parmigiano. Ricetta romagnola. Vediamo, ricetta romagnola con il parmigiano, cosa potrebbe essere? In realtà, mille e una ricetta. Oggi vado a fare, ho fatto un'introduzione che non termina mai. Oggi vado a fare i passatelli che mi piacciono da morire. Normalmente, e questo vi dico, a parte i romagnoli, la maggior parte delle persone che gli si dice: "Ah, sai, oggi ho mangiato i passatelli", gli viene in mente di farli in brodo, cosa che io farò. Ma lo sapete che i passatelli sono fantastici anche con sugo di pesce? È vero. Cominciamo questa ricetta che è veramente semplice. Parmigiano, pan grattato, noce moscata. E qui andate a vostro gusto, ma comunque più ne mettete più vengono buoni, secondo me. Scorza di limone. E ora le uova. Le sbatto velocemente, le aggiungo al composto. Un po' di pepe. E mescolo. Allora, praticamente qui è terminato. La cosa difficile da far capire, soprattutto da far percepire attraverso un video, è la consistenza, no? Perché io vi dovrei dire ora: allora, se è troppo secco aggiungete un po' di brodo, se è troppo morbido aggiungete un po' di pan grattato, ma in realtà tante volte questo troppo secco, troppo morbido non è facile da percepire. Ma il troppo morbido è esattamente questo. La vedete la mano? Sì, ci sono un po' di residui dell'impasto, ma pochini, quindi vuol dire che è mediamente appiccicoso, il che va bene. Se è troppo secco non si riesce a fare una palla, quindi se non riuscite a fare una palla perché si sbriciola, aggiungete poco 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 di brodo, mi raccomando non bollente. Nel caso invece che nell'altro caso aggiungete un po' di pan grattato fino a ottenere una consistenza che è morbida ma non troppo, quindi deve essere questa consistenza qui. Una palla, una sorta di frolla. Ora si lascia riposare per una mezz'oretta. Ci vediamo fra mezz'ora. Ecco qua. Allora, un test probante. Quando l'ho ripreso a mano, perché l'ho lasciato un pochino più di mezz'ora in frigo, ho detto: Madonna, forse sarà troppo duro. Allora ho preso un pezzettino per vedere se passava. E effettivamente passa tranquillamente. Quindi decidete se volete, mettete la pallina intera, se entra. Vediamo un po', sì, dovrebbe entrare. Mettete, se no fate a metà. Allora, brodo di carne che sta bollendo. Allora, vi serve un coltello. E poi, piano piano, cominciate a premere. Un po' di resistenza devono farla, eh? Quello che vi dicevo prima, il test era anche questo. Forse la pallina era troppo grande. Sono passato direttamente alla cottura. Lo strumento è lo schiacciapatate di fatto, però quello con i fori leggermente più grandi, mi raccomando, perché sennò con l'altro veramente fate veramente fatica. E ora c'ho da raccogliere gli ultimi. Li metto dentro e le schiaccio. Praticamente ormai sono pronti, eh. Ne vogliamo un po'? Questi sono un po' cortini, ma sono buoni uguale. Vedete? Quando arrivano a galla e praticamente ci vuole pochissimo tempo, sono pronti. Quindi le mettete in una bella fondina, aggiungete il brodo e i passatelli sono pronti. Ovviamente, se invece le volete fare con un sugo di mare, la procedura sarà leggermente diversa, ma faremo anche quella. Aggiungere il parmigiano sarebbe un po' ridondante, però ho visto chi lo fa.
verità, una volta l'ho fatto l'ho fatto anche io. Assaggio, eh. Che buoni. C'è una persona che conosco che tutte le volte che gli parlo di passatelli, perché è una cosa che non so perché ogni tanto ci viene da parlare, quella cosa un po' stupidi, le trovo un po' stupidi, stupidi. Sono assolutamente fantastici. E che ora mi sta bruciando la mano. Sono fantastici. Avete visto che cosa ci vuole a farli? Praticamente niente. Però sono davvero buoni. Mi porto al piatto. Alla prossima.